Pronto? Sì, pronto, ciao. Ciao. Scusami, volevo farvi una domanda. Aspetta che sbasso un attimo in radio. Volevo farvi solo una domanda di ordine così, diciamo strutturale. Nel senso, che rapporti se che vi altri che vi... Neanche rapporti, perché se lì è sbagliato. Cioè, sì, sì, esistono rapporti di vicinanza con la struttura, diciamo, mamma mia, è difficile esporlo. Allora, se che c'è qualche punto di contatto, ecco, così temo la testa al toro, con Scientology oppure con i bambini del Satana? Ti rispondo per radio? Scusa, siccome Goa Radio, che è vicina ma è anche distante, se te mi rispondi per telefono molto rapidamente. Allora, con Scientology nessuno, con bambini di Satana nessuno, salvo la simpatia personale che abbiamo con Marco Dimitri. Ecco, mi volevo a questo punto fare una ulteriore domanda dopo mezzo solo. Dunque, premesso che mi ascolto, non da moltissimo tempo, posso essere d'accordo o non posso essere d'accordo, questo è un problema mio, altrimenti cambio canale. Però, siccome mi sono un assiduo frequentatore internauta, no? Come si dice, e volevo capire, da quello che posso aver capito mi seguendovi, che attinenze che gesè con i bambini di Satana, visto che Mingo trova, Mingo letto i tuoi scritti su internet, però non ho capito francamente perché i sia linkai con i bambini di Satana. Perché, te lo spiego subito, perché Marco Dimitri ha detto sti libri mi piace e mi che faccio pubblicità. Basta, tutto là. A quel punto ho detto, beh, fa pure. Bene. Allora, se questo posso capirlo dopo non mi disturbo più. Mi sembra, ripeto, può darsi che sbagli, ma mi sembra che l'impostazione di Dimitri sia, credo, molto diversa dalla vostra. Ah, è da fuori di testa, certo, è da fuori di testa, per me è un fuori di testa. Ah, boh. Ma che sia una simpatia dal punto di vista della persona, capito? Cioè, se, allora, con Dimitri tutte le persone hanno un debito perché davanti a un'operazione criminale fatta dalla Chiesa Cattolica, pilotata da Biffi in persona, gli hanno fatto fare un anno di galera con delle accuse infamantissime, al di là che fosse ignorante, brutto, incapace di difendersi, e lui è riuscito a resistere in quell'anno di galera, non si sa neanche come, perché non ha forza, non ha, secondo me, non ha neanche cultura sufficiente, non aveva niente, non sa come abbia fatto, però è riuscito a venire fuori da quella galera con una sentenza in corte d'assise che dice che i fatti contestati non sono mai avvenuti. E la sentenza è stata confermata in appello il 26 gennaio di quest'anno e non è apparsa una riga sui giornali. Per cui c'è una simpatia personale, nello stesso tempo tra noi e Dimitri proprio non c'è assolutamente niente. No, mi fa piacere avere questa precisazione perché al di là di quello che purtroppo i media dice quello che fa comodo a loro, e su questo avevi perfettamente ragione, ecco, mi trovava un po', come dire, disorientato il fatto che, anche se non vi seguo da tantissimo tempo e anche non con regolarità, trovavo, data la mia media intelligenza, una certa discrepanza dei punti di vista fra quello che c'era così il pensiero di Dimitri e quello che invece è le vostre asserzioni, trovarle poi linkati in internet con Dimitri. Allora questa è una scelta, una scelta soggettiva di ogni persona, capito? Cioè, mi sta benissimo, almeno dico mi sta bene come spiegazione, però ripeto, cioè, consentitemi il fatto di avere così constatato questa divergenza di visioni fra quello che è il pensiero virgolette dei Dimitri e il pensiero dei pagani. Io voglio dirti una cosa personale. Se io avessi dei timori, no? Che il mio pensiero, solo perché è esposto su un sito di Marco Dimitri, venga sputtanato solo perché è esposto o propagandato da lui, il mio pensiero varrebbe zero. No, capisci? Attenzione, cioè calma, c'è la solita differenza, scusa, mi dilungo 30 secondi. Sì, fai pure. Mi dilungo 30 secondi perché purtroppo, o per fortuna, non lo so, è una cosa che
va avanti da decenni. Una cosa che purtroppo è la disgrazia di tutti i liberi pensatori, se quella di essere associati o il rischio di venire associati a qualcun altro. Allora cosa succede? Se mi ho una vicinanza ideologica con, fermo esempio, con Hitler, mi daria un poco fastidio trovarmi linkato su un sito dei marxisti. Giusto? Ma penso di sì, penso di sì. Ecco, allora, ripeto, sicuramente non vi conosco a sufficienza, però dico onestamente, da cittadino di altri interessi, che però se comunque è aperto a tutto, mi fa meraviglia trovare questo link, no? questa associazione fra una persona che al di là di quello che sei, come dire, la percezione mediatica di questo personaggio, che può essere satanista, non satanista, che sì, è la io non lo so, io non sono magistrato, non mi interessa. Fare il lavoro di magistratura, certo. Però dico, mi pare che avendo letto un po' del pensiero di Dimitri, che francamente trovo anche un po', non dico oscuro, trovo francamente povero. Disarticolato. Sì, ma povero anche. Vabbè, io non voglio arrivare a questi livelli, dico solo disarticolato. E il vostro, visto che ho letto anche i tuoi articoli e mi sono scaricati tutti, mi sono chiesto proprio perché questo link, allora ditemi, dirti, perché Dimitri ha deciso che sei interessante. Sì, ha deciso anche di farmi pubblicità su un altro sito, quando ancora internet nessuno lo usavamo, noi non lo usavamo. Perfetto, ma mi va benissimo, però nella percezione di quello che può essere il volgo, sono d'accordo. O quello che espressione. Sì, sono d'accordo. Cioè, può generare delle confusioni che possono anche essere complici nel travisare il vostro pensiero. Mi posso essere d'accordo o no, non mi interessa, e a voi altri non mi interessa, però dico, cerchiamo, cioè, mamma mia, non vuoi essere un cioè, non so se mi so spiegare, potrebbe essere questo travisato da terzi in modo, come dire, artificioso, certo, usato, ma infatti è già stato usato, certamente. Comunque, guarda, al di là, non mi interessa che mi sia d'accordo con gli altri o no, voi parlate pure, dite quello che dovete dire. Così, mi premeva semplicemente fare questa osservazione perché, ripeto, da media intelligenza navigante, osservare questa discrepanza, secondo me, fra il pensiero di Dimitri e il vostro. Sì, sì, ma è assoluta, cioè, è enorme. Il capo mi ha dato qualche motivo di interrogazione. E niente, vi saluto, buona trasmissione. Grazie. Saluto la figlia, che io non conosco, ma so che te la citi spesso. Speriamo che venga su bene. È uno dei miei successi, è annoverata con uno dei miei successi. Saluto anche il tuo amico che non metto Francesco. Sì. Francesco. E niente, buona trasmissione, vi saluto, ciao. Grazie, ciao a te, ciao. In effetti il dubbio è legittimo, perché la differenza del pensiero che Dimitri presenta è talmente lapalissiana col nostro. Però se io dovessi aver paura che il mio pensiero non abbia una forza in sé, un suo gene, cioè la sua possibilità di costruire un futuro, se io ho già questa paura, già perderei dei punti, cioè. Io ho bisogno che il mio pensiero circoli. Abbiamo già detto una cosa: se qualcuno mi offre uno spazio, io vado. Ma infatti? Non c'ho problemi. Anche fosse una parrocchia, sarà difficile, ma io non avrei problemi. Se la Fondazione Comunista mi dice Tedago a sala, non per questo io sono di Rifondazione Comunista. Se il Centro Sociale mi dice Tedago una sala, non per questo sono il Centro Sociale. Se un gruppo di destra mi dà una sala, non per questo io sono del gruppo di destra. Cioè, io devo farlo circolare il pensiero. Se il pensiero non ha forza ed è un pensiero povero, allora è inutile che va a sogare e che abbia paure questi. Se provate a pensare che, fare ad esempio un esempio politico, Dimitri è stato difeso a Bologna anche del consiglio comunale di Rifondazione Comunista. Cioè, ma per dare un esempio, il discorso di Dimitri, e esiste questo rapporto, che forse Dimitri si sente un attimo un debito di riconoscere nei nostri confronti, perché quando fu arrestato, l'istituto fu l'unica organizzazione a livello italiano che al di là dell'idea di Dimitri disse: fa, questo è un atto di inquisizione, di terrorismo, volutamente creato ad arte,
per introdurre delle leggi a favore dei cattolici. Dimmi, cioè, quello che a noi di Dimitri pensava non interessava niente. Sì, dopo... Era usato a pretesto per introdurre un principio normativo che andasse a sanzionare i comportamenti religiosi che fossero diversi dai cristiani. Dopo verrà fuori il mattino di Padova, diceva da Radio Gamma si mandano i saluti a cagare. E allora, in Italia nessuno ebbe coraggio di prendere una posizione pubblica. Noi facciamo un comunicato stampa in cui si diceva che era un'azione di inquisizione. Rimanemmo fra i pochi, poi si attaccò anche il gruppo di Luther Blissero, la cosa si ampliò, però all'inizio furono gli unici che ebbero chiaro di cosa fosse questa cosa e facciamo un comunicato stampa. E lui ci ha sempre riconosciuto questo comportamento nella differenza dal punto di vista culturale e religioso, vabbè, ma io non ho problemi in questo senso, cioè, qualsiasi sito che mi dia spazio a me va bene, insomma, nel senso che io non ho paura. Ne abbiamo discusso anche fra diversi pagani, io non ho paura che la mia idea venga strumentalizzata. Sì, ne abbiamo parlato più. Boh, Mario è arrivato. Ecco. Allora, sei arrivato. Mario è arrivato, ma disponibile. Aspettare. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo che domani saremo tutti alla cena del Musso e vi ricordo che Beltane al 30 aprile e il 1 di maggio. Con questo noi chiudiamo, ci sentiamo alle ore 19. Penso che Gerò Tommaso Didimo, penso che quel pezzetto lo andrò a sistemare. Comunque alle ore 19 ci ritroviamo ancora qui con la trasmissione Magia Stregoneria, ecco, Paganesimo. Io faccio un invito agli ascoltatori, vadano in libreria e si acquistino il libro di Graham Harvey, della Feltrinelli, Credenti nella nuova era, i pagani contemporanei, e avranno un po' di informazioni diverse dalla nostra voce. Ciao, a risentirci.